Così, per me questo è una giornata importante, perché si porta all'attenzione del Consiglio un regolamento che non viene partorito oggi, ma viene partorito nel 2012, che ha scontato quasi 8 mesi di gestazione, nei quali 8 mesi l'allora Presidente non si è limitato a chiedere il parere della politica, ma ha chiesto il parere dei sindacati, delle associazioni di categoria, dell'ordine degli avvocati, dell'ordine dei commercialisti, perché si chiedeva a quel Consiglio Comunale di iniziare un percorso, perché non si è mai creduti, allora come oggi, che la spending review si potesse limitare e chiudere in una commissione consigliare. È evidente però che quello che si diceva allora, e a maggior ragione lo si dice adesso, è quello di riorganizzare un aspetto che riguarda la politica, che riguarda la nostra autodeterminazione, e così dare un segnale al di fuori di queste stanze, di dire è un punto sul quale la politica ritiene che sia il caso operare una riduzione e, aggiungo, un efficientamento. E ora spiegherò l'efficienza. E vedete, questo segnale, in un momento di così, a che ne dica qualche amico, consigliere o fuori da queste stanze, cittadino che è lì, gli assessori ci sono, ovviamente al sindaco, come abbiamo spiegato in sede di approvazione delle lì, poi non siamo stati venuti, ma questo è un altro ragionamento. Si è autodeterminata una riduzione del 30%, non perché ce l'ho in essere legge, senza che mi guardate quello che sparato. L'abbiamo rispiegato perché noi non siamo, poi, come dire, non si può porre un limite alla interpretazione, però se uno dice noi non siamo un comune in predisesto finanziario, quindi noi non siamo tenuti al rispetto della riduzione del 30% delle spese. È abbastanza pacifico questo concetto. Noi rischiamo di arrivare al 36, ma noi attualmente, grazie all'attività del prefetto e di chi ci ha preceduto, abbiamo un bilancio fortemente limitato, ma non siamo un 36. In quel concetto di collaborazione della politica con l'ente, il sindaco, gli assessori, il presidente hanno voluto dare un segno, proprio perché quei soldi servivano oggi più che mai per pagare dei servizi essenziali, fare ed operare autonomamente una riduzione del 30%. E quello che si chiede oggi a quest'Aula è iniziare un processo di regolarizzazione e autodeterminazione. Vedete, io ho partecipato, e diceva bene Andrea, che non lo vedo più, ma nel suo stile, lancia le pietre e poi si, non lo vedo più. Ma Andrea dice bene, fa bene a ricordare che noi abbiamo condiviso esperienze consigliari, perché Mario le dà una volta. Le commissioni consigliari, io sono, ritengo siano necessarie sotto il profilo di una collaborazione con l'organo esecutivo. Ritengo, lo sappia, che siano un elemento di spinta, possono diventare un elemento di spinta per l'azione dell'esecutivo. Ma per chi come me ha partecipato a quello schema di commissione, il rischio, e passo alla documentazione sull'efficientamento, è che fare delle commissioni consigliari, accantonate per un attimo i costi, di 17 consiglieri non ci consenta quella funzione propulsiva che deve invece cercare di conquistare la commissione.
perché vedete altro elemento importante, allo stato attuale le commissioni consigliari comunali, a differenza di quelle regionali e nazionali, hanno una, diciamo, un valore solo consultivo, non hanno anche un potere legislativo, e questo ovviamente dà alla commissione consigliare una, diciamo, un comunale, un depotenziamento, non dà una centralità, perché l'unico organo riconosciuto come l'organo che serve a discutere, a occupare di quelli che sono gli atti deliberativi, io dico ringraziando il Dio per essere così importante. E allora io non voglio annoiarvi, ma ecco, ritornato anche Cavalli, mi fa piacere, così. Se non sapevo venire. Hai aspettato il momento. Va bene. Allora io dico, la necessità invece deve essere quella di dare uno start-up ad uno schema più ridotto, che vi darà la possibilità, e ci avrebbe dato anche nel caso di 4 anni fa la possibilità di non diffidare di me, se non ho criticato in un notorio che tu non so che vuoi bene. No, questo tanto la questa è la no, la verità è che questo schema ci potrà consentire, non ci purtroppo, ti potrà consentire di lavorare meglio. Dimenticate la questione dei costi, ma è come dire, il popolo, insomma, si capisce che se io metto insieme 17 persone per lavorare su uno schema in ogni commissione e ne metto 7 più operativa, una possibilità che 7 ottengano risultati. Ovviamente questo è l'obiettivo, ma penso che sia abbastanza oggettivo. Vedete, poi il discorso diventa ancora più generale. Una riforma è sempre difficile, perché la riforma di un sistema, qualunque esso sia, intacca degli interessi. Digerire dopo un anno di lavoro serio, a
bocciata la tua stessa proposta. Diventa questo quello che io volevo per gli anni, perché l'ho vissuta da consigliere comunale e mi garantisco che questo sistema al consigliere comunale che vuole lavorare darà molte più garanzie di quante ne aveva nello schema precedente. Poi è chiaro, tutto la si butta in politica, maggioranza, opposizione, è legittimo le critiche, è legittimo la tensione che si può creare anche attorno a un atto buono o che qualcuno pensa buono e altri pensano peloso. Però sul concetto io invito a riflettere, la perfezionabilità di una riforma che può avere quell'obiettivo solo se la si vive. E soprattutto se i consiglieri che la vedranno la parteciperanno con questo spirito, quello di voler capire dove le cose non vanno. Perché in fondo per un sistema che ci serve per autoregolamentare è chiaro che se va bene, se funziona, noi non abbiamo fatto una regola valida per tutti, ma valida anche per chi verrà dopo. E questa deve essere la vera ambizione di chi vuole fare. Chi vuole fare le riforme? Non è facile, ma noi dobbiamo, abbiamo il dovere di provarci, perché su questo noi abbiamo assunto un impegno con le nostre regole. Quindi ho il dovere di provarci. Non ha un granché di senso, vedi Andrea, pensare di continuare una discussione laddove c'è la legittima pressione dei consiglieri, ma quando partono le commissioni? Si entrano in contrasto due sentimenti. Quello di dire facciamo funzionare le commissioni e dall'altro quello di dire facciamo altre riunioni per capire se ci sono le condizioni per migliorare il regolamento delle commissioni. Allora, io dico che l'impegno deve essere diverso ed è quello del sì. Oggi io questa proposta che torna a ripetere non è di oggi. Perdono, io voglio concludere però. Perfetto, capito, perfetto. L'ho capito, allora io dico che una cosa, la mia idea è quella che poi, diciamo, penso debba rimanere una maggioranza, ma che la Luisa non perché la maggioranza non essere la maggioranza, perché la maggioranza è nella sua sede naturale, deve fare la maggioranza, è evidente che non ci sia un intento dittatoriale o perché loro debbano rispondere ad un capo, quello non c'è, lo sanno bene che il capo non c'è, no. C'è una guida. È una cosa diversa, c'è una guida che deve essere, e anche qui è scritto nella norma, che è il sindaco, una guida che viene data a chi questo sindaco dovrà sostenere, ma è una guida che trova la libera partecipazione del consiglio e del consigliere, non c'è un'imposizione. Ma lo dico, guardate, non perché voglia rimarcare il passato, anche recente, ma perché ritengo che sia questo lo spirito di una vera democrazia e non c'è questo una riga di questa riforma che vada nel senso o nel segno di una ritrovata dittatura da parte di qualcuno, perché vi garantisco che una commissione che ha un ruolo consultivo che non può deliberare alcunché, che deve essere in contatto all'efficientamento, troverà nei commissari che vi faranno parte un beneficio maggiore rispetto a stare in una commissione con 17 minuti. Però qual è l'impegno del sindaco? Qual è l'impegno che devo chiedere al consiglio? E che a quante c'erano delle istanze che venivano formulate, al di là di quella che non c'entrava nulla con il regolamento, però c'erano istanze che venivano, e no, quell'altra che non c'entrava nulla, probabilmente c'entrava una spending di questa roba. Su questo va bene. In ogni caso, l'istanza che veniva rispetto ad un permesso non retribuito, partecipato alle commissioni, mi sembra un segno di buonsenso che potrà trovare al problema. E allora, io dico, su questo approviamo la riforma, il concetto della riforma, così com'è, la si rinvia nella commissione affari generali costituita sulla scorta di quello che è il nuovo regolamento e
laddove ci sarà anche una misura dove verificheremo come sono andate le cose. E quella commissione, nel pieno delle sue funzioni, potrà dare dei suggerimenti all'esecutivo, che mi sembra una proposta di consenso, anche perché oggi modifiche scritte pervenute al tavolo non ce ne sono, e avremo, come dire, una difficoltà probabilmente ad organizzare una strutturata modificazione della modificazione. Sarebbe opportuno che questo venisse discusso, proposto all'interno della commissione affari generali. E chiudo dicendo un'altra cosa che non c'entra niente col capo all'ordine del giorno. Ovviamente io chiudo, collega Vignano, per cortesia un attimo di attenzione, perché per carità, insomma, perché così ci intendiamo. Allora, io chiudo sicuramente questo caso con un appello, che è un appello sincero, non è un appello falso, ipocrita o legato a qualche interesse. La logica dei numeri c'è, ma non è questo quello che deve passare all'esterno. Perché all'esterno è che noi stiamo modificando, per un interesse nostro, ma un pochino anche della città, perché parliamo che i rimborsi dati sono per i rimborsi, non parlo del gettone di presente, che come anche sa non incide tanto, parliamo di un risparmio di 45.000 euro, che in un anno fanno sangue, non fanno chissà che cosa, ma fanno sangue, in un momento difficile, o anche noi, ovviamente non è questo che ci interessa, però per dire, abbiamo un dato oggettivo che viene a ridurre un poco i costi, abbiamo la possibilità di verificare se sono commissioni migliorative rispetto a quelle precedenti, e intanto si lavora sulla cosa. Allora l'appello è, non mettiamola sui numeri, ce li abbiamo, dobbiamo, cominciamo, passiamo, non è questo. Non può fare gli spot, perché non ho conquistato niente. Sarebbe bello, sarebbe veramente qualcosa di innovativo e rivoluzionario, se noi su questo riuscissimo a raggiungere un equilibrio, una serenità su dei principi che voi non potete essere. Poi, e questo fatemi fare un secondo, poi veramente vi lascio, poi decidete ovviamente la libertà che vi deve appartenere, il lavoro importante a cui siete chiamati. Vedete, questo lo dico anche a te, ma non ne faccio solo nella questione personale. Aver dato vita di nuovo alla question, che è un mio vecchio cavallo di battaglia, come tu ricorderai, è un altro elemento, io l'ho preteso, è un altro elemento forte per dire, date al consigliere comunale il ruolo che merita, date la dignità al consigliere comunale per quello che merita rispetto alla città. Allora, se noi intervengo, vivo per il futuro, noi vogliamo fare un elenco di tutti i problemi su un altro capo all'ordine del giorno e non si capisce, e lo dico anche a te Pasquale, e non si capisce che invece oggi tu l'hai utilizzato e bene, la cosa migliore da fare è da me la giusta visibilità che mi è data come consigliere comunale, perché io so di cosa stiamo parlando, nel fare una domanda, consentire al politico del settore di informarsi e rispondere in tempi stabiliti, dando a voi la possibilità di avere la vostra soddisfazione politica che è legittima, non si capisce che c'è uno strumento che ci consente un dato innovativo ma soprattutto europeo della politica. E ogni volta invece noi entriamo a gamba tesa e facciamo una lista infinita di tutti i problemi. Questa ha citato la questione di Casoletti. Non ti rispondo, ce l'ho la risposta. Però fammi una persona, io ti do la risposta. La questione che fammi una questione, ti do la risposta, le volete incrociare, poi una domanda, ti darò la risposta, non io ma chi con me lavora in questa squadra, ma questa
la velocità dei tempi, la velocità delle risposte che voi come consiglieri comunali avete diritto ad avere rispetto alla città. E spero veramente, chiudo, che almeno questo secondo appello, il primo non so quale esito va, ma almeno il secondo spero che lo facciate vostro, ed è un auspicio che dalle prossime sedute ci siano 10 questioni e ci siano interventi ridotti nel tempo, così dobbiamo andare.